Buongiorno a tutti. Dopo aver fatto una sosta nel mondo dei motori con Maria Grazia Lisbona, oggi continuiamo il nostro viaggio avanti e indietro nel tempo, nei 40 anni della storia di Panda. Oggi facciamo insieme un viaggio nel tempo davvero magico, sì, perché oggi vogliamo ricordare le tre generazioni di Panda raccontandovi la storia del suo design. E allora, quale posto migliore del centro stile? Sì, perché proprio qui al centro stile vengono custoditi alcuni dei segreti più preziosi della nostra Panda. E naturalmente il custode di questi segreti è un esperto di fama internazionale, signore e signori, Klaus Busse. Ciao Luca e buongiorno a tutti e benvenuti al Centro Stile. You're perfectly right, Luca. Just like our little panda, which in these 40 years has become increasingly international, the Centro Stile team is made up of designers from all over the world. So, as a tribute to all of them and to Panda's international allure, if okay, I will speak to you in English, but don't worry, speak to me in Italian. Well, Klaus, I know you speak Italian very well. And I know you love Italy and you love the Italian design. Allora direi, parliamo italiano ed iniziamo ad entrare nelle stanze del centro stile, quelle stanze che nascondono i segreti di una vettura che ha fatto storia. E poi Klaus, a noi piace pensare a Panda come a un esempio di design italiano, un design funzionale, pragmatico e concreto. So my friend, tell us what are the secrets of Panda design. Outside of Italy, since the 80s, Panda has always been the small Italian city car, the little box. But if you think about it, what's more functional than a box? Panda? It's very good Italian product design that perfectly fits in, but it's not asking for attention. It is made to be used, to be lived, not to be seen. It's a typical object created by the principle that form should follow function, and therefore, it's timeless Italian product functionality, just endless functionality. And that's probably the reason why everyone loves the Panda. And on top of all this, it is everything you expect from a Fiat. 40 years ago, Panda was disruptive, unexpected. It was and has remained surprising for the set of solutions it offers. And here at Centro Stile, we call it creative for all the uses that it has suggested over the years. Panda is multifunctional, but simple. You don't need the instruction booklet. It is immediate, universal, accessible, affordable, and therefore democratic. It's a Fiat. Universale, accessibile, democratica, ma più di tutti mi piace quando la definisci semplice. Sì, perché la Panda è semplice. Tutto a bordo è immediato e spontaneo, è essenziale, ma rispecchia sempre la personalità di chi la guida e forse proprio per questo piace davvero a tutti. Klaus, do you know Panda has got more than 7.5 million fans in Europe? I'm sure there are some secret ingredients behind all this. Well, actually, the recipe is quite simple. Functionality and space with character. Let's look at the first Panda. It was created with low cost in mind, no waste, nothing unnecessary, which translates into value for money. The volumes are simple with a clear construction of the glass house, which is the upper part of the car, and the lower body. Although both are very geometric, the inclination of the windscreen and the rear window gives it a dynamic look. And this combination of functional product design with a dynamic construction creates this unmistakable and unique silhouette of the first Panda, a dynamic box. Then, with the second generation, we introduced another element which makes the Panda so unique. Verticality, creating a sense of space and allowing a very upright and comfortable sitting position. And with a tall roof come the large side windows. And that's something very special. Instead of a typical 1/3 glass to 2/3 metal ratio, the Panda is almost 50-50, and this creates a very airy feel to the cabin. The design of the Panda is enabling and celebrating functionality and roominess. And that's what makes it so cool and timeless. I'm 100% with you, Klaus. Panda è essenziale, è pratica, è semplice. E secondo me il segreto è proprio qui, semplice ma sempre innovativa. Le dimensioni compatte sono infatti perfette per la città e la forma squadrata ha reso lo spazio interno perfetto per trasportare davvero qualsiasi cosa. È una vettura urbana, ma allo stesso tempo è un piccolo SUV e questo quando ancora nessuno sapeva cosa fosse
un SUV. E poi nella versione 4x4 è davvero inarrestabile. Well, this is today. But Klaus, what about the future? Well, normally we don't share our thoughts for the future, but in this special case, we already did. You see, every generation of Panda represents a unique approach to create the ultimate city car. And this always guides and inspires us. As a matter of fact, we constantly think and discuss as a team with engineering and brand what a next generation city car should look like. And the result of this creative process is the Fiat 120. It is a concept in which you can sense the spirit and soul of the Panda. Not by copying it, but by getting inspired by it. We rethought the city car on the basis of what is fundamental, what is relevant today, and what is our answer to the challenges of the future. And then we put all our thoughts, ideas, and provocations together into one strong statement. We presented the Fiat 120 not only to celebrate the 120th birthday of Fiat, but also to show what our vision of the future is. 120 ha davvero stupito tutti. Io c'ero lì a Ginevra nel marzo del 2019 quando abbiamo presentato questo concept al pubblico. Pensate che in poco più di un mese erano già usciti oltre 1500 articoli su Fiat e più di 650 milioni di persone avevano visto la nostra 120. Per capirci, 650 milioni di persone vuol dire praticamente tutta la popolazione europea. È stato davvero un momento magico, un bel ricordo, una emozione unica, uno di quei momenti che porto nel cuore. Ma ci sono altri momenti importanti che voglio condividere con tutti voi. Allora ci vediamo alla prossima puntata con un altro ospite che Panda la conosce davvero bene. Vi aspetto all'Heritage Hub a Torino con Roberto Giolito.